Bentornati su Telegarda, bentornati sulla trasmissione Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto, e come vi avevo promesso, ritornano qui da noi alcune attrici, alcuni rappresentanti con la presidente della filodrammatica Cobaleno che abbiamo già visto in un precedente incontro e che vi dà l'occasione poi per parlare di alcuni termini dialettali, di alcune forme dialettali su cui voglio richiamare come sempre la vostra attenzione. Naturalmente, adesso do. La Parola a loro che ci presentano un, un qualcosa della commedia che abbiamo già visto l'altra volta. Toi Ernestina, ma te sei sempre a quella porta, sa? No, no, venivo de corsa e ho sentito che te me ci amavi. Tegai visite? Sì, un certo Attilio con Miro e Domenica. Chi? Ieri vado. Vedo che ti è passata ah, la voglia di ridere! Almeno vuoi vederli, eh, ve lo giuro, pitos men picco. Tu chiudi gli occhi, io te li mando su. No, 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 no. De soli le visite, dischi le devo essere solo in piacere. E eh, certo che sono un piacere, stavolta al mio però. Oh, Ernestina, te prego, dammi una mamma, dammi una mamma, te prego, Ernestina. Fermi, dammi il tempo di scampare. Te prego, Ernestina, aiutami. Mando VOTNAR! Ah, non so, mamma mi non vuoi vederli? Dai, Ernestina, te prego, aiutami. Ma mettoti in giro, dirgli a uno chi dentro, dammi una mamma. Lei Torlo un giro. Bene. Anche questa volta sono state perfette, direi. L'altra volta un po' meno, è che la regista ha dovuto intervenire è dovuta intervenire duramente per riprendere le attrici. Ecco, no vorrei sentire da Beatrice un, atti, un attimo che mi ripete dove dice "No, no, Pitos men pico, no vuoi? Non vuoi vederli. Non vuoi vederli". Ecco, attenzione, questo "no vuoi vederli". Grazie, prego, che adesso parto proprio da questo perché da no vuoi vederli? Ma intanto questo no, eh, noi siamo abituati a dire no, ma questo no sta per non, eh, quindi no andrebbe l'accento fonico chiuso. Ecco, no voi vederli, noi tendiamo, vedete, quando abbiamo questi verbi, ad accentare la prima sillaba. In realtà in italiano non si dice vederli, si dovrebbe vederli. Io non posso vederli. Invece in realtà qui col dialetto no, voi vederli, vederli. Vedete come cambia anche la situazione degli accenti passando da dialetto a italiano. Vederli in dialetto, vederli in italiano. Poi abbiamo questi termini sui quali io dico sempre dobbiamo mettere un accento. Vedete che termine dovressele, dovressele, dovressele è eh, dovressele. Anche qui l'accento fonico chiuso. L'altro termine fermei. E mi viene in mente quell'esempio quell che ho portato, e ve lo riporto qua in una, nella prima lezione. Fermei o fermei? Eh, vedete, fermei vorrebbe dire fermali tu, fermei vorrebbe dire fermateli voi. Quindi cambiando l'accento cambia il significato della parola. Fermei. È la stessa cosa di, se io vado ho detto l'esempio, io sono un candidato all'elezione, vado in piazza, incontro un amico e dico, senti Gigi, mi raccomando. Domenica che vei, voteme. Ma se incontro un gruppo di amici dico, senti, mi raccomando, putei. Domenica che vei, voteme. Vedete? Cambia automaticamente la, la persona del verbo. Qui è voteme tu, qui è voteme voi. Basta che cambi l'accento. Quindi è evidente che un autore, un poeta, uno scrittore anche in prosa, che vuol scrivere in dialetto è importante che usi spesso, io dico sempre, mettere qualche accento in più piuttosto che qualche accento in meno e quindi usare molto l'accento tonico e l'accento fonico aperto o chiuso. Poi un'ultima cosa, ecco chi dentro, aspettiamo, se no il nostro operatore non riesce più a. Chi dentro, in questo caso il chi non sta il chi, chi è dentro, cioè il pronome, inter, il pronome relativo, chi nel significato di qui dentro. E allora devo per forza metterci l'accento. Se non ci metto l'accento, chiaramente il termine si, si interpreta in modo diverso. Se dovessi fare un'analisi grammaticale al dialetto, senza accento mi sarebbe un pronome relativo. Con l'accento diventerebbe un qui, avverbio di luogo. So che sarà noioso, ma d'altro canto vi ho già detto, questa è una lezione sul dialetto e quindi lezione vuol dire anche un po' di cose noiose. Andiamo adesso, eccolo qua, e ho finito, dopo ci sarà il solito vocabolarietto, torlo in giro. Torlo in giro, in realtà si dice torlo in giro, non torlo in giro, perché? Perché abbiamo il solito discorso, questa vocale cade al suo posto, va posta, torlo in giro, anche se è scritto torlo in giro, ma in realtà la pronuncia è torlo in giro. Mi sono sempre chi a torlo in giro, non dico mi sono sempre chi a torlo in giro. No. E quindi anche qui questo esempio mi ha dato la possibilità di ritornare sull'elisione e sull'apostrofo, che sono importanti questi elementi, specialmente chi prescrive in dialetto e che deve rispettare la metrica, la misura del verso. Bene, a questo punto mi pare che ho finito, vi ricordo soltanto i dieci vocaboletti, mi raccomando, penna, foglio, c'è sempre qualcuno che non lo prende, né foglio né penna, allora i dieci vocaboli sono questi. Balucom o balucon, balucon ho detto, il vocab i vocabolari di solito riportano balucon con la N, ma noi qui nell'Alto Garda di solito diciamo balucom tipo balordo, te sei in balucom, la camisa. Beh, la camicia, dolce, eh, dolce, lever, con la chiusa, lepre, beh, il naranz. N apostrofo arans sta per un'arancia, quindi arans, Dopo c'è piatola, con l'accento sull'a, non piatola, piatola, è l'insetto, te sei una piatola, nel senso te senti un tipo noioso. Ruzem, eh? la ciapampo de rusem, la ruggine. Schirat, lo scoiattolo. Dame una strucada, dame una strizzata, una stretta. E dopo mania in pan col tonco, il tonco, il pocio, eh? due parole per dire l'intingolo, tonco e pocio. Bene, con questo termine che magari solletica a quest'ora l'appetito a qualcuno, col tonco vi saluto, ringrazio ancora una volta la compagnia filodrammatica Cobaleno che è stata con noi, certamente inviterò, la inviterò ancora a ripresentarsi per aiutarmi a parlare di dialetto. Grazie di nuovo, spero sempre di non essere stato noioso e arrivederci e ricordate, eh, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie e saluti.